Ci sono qualche vista del lungomare, diciamo, della spiaggia. Di fatto c'è una piccola gerarchia tra un carrabile controllato, una pista ciclabile e un'area pedonale con sui banchi, sui alberi, che gira intorno fino alla punta dove c'è questa piazza che dopo a sinistra si infila nel centro della, diciamo, è una piccola strada dove ci sono i caffè, il bar, il ristorante, e questo piccolo fronte di circa 4 metri che vediamo lì ha permesso di inserire un edificio che ne ha un piano terra che è di informazione turistica, diciamo, un piano sottoterra con dei bagni pubblici, tutti quanti, dei servizi, due piani che servono per fare delle piccole mostre temporanee, dopodiché si accede, si sale e si arriva alla cotta della piazza alta. Questo è il piano sottoterra con i servizi e, come vedete, è veramente stretto, è un edificio che serve per fare inserire una scala e un ascensore. Questo è il piano terra. La gente entra di qua, accede all'ascensore, sono due piani di mostra, sale fino a una cotta intermedia dove può uscire perché incrocia la rampa periferica e c'è già un bel panorama verso la spiaggia, oppure continuare fino al ponte e arrivare alla cotta della piazza sopra. Questa è l'entrata, la scala, di fatto un edificio permette una scala, l'arrivo alla cotta intermedia e la salita che continua in ascensore con la visione del fiume fino al ponte che raggiunge la piazza Belvedere tramite un sistema che è anche una scala, qui c'è il ponte, c'è un piccolo spazio a bar, nella rampa intermedia con la sua terrazza fino alla cotta della piazza superiore del vecchio borgo, che è proprio con questo panorama bellissimo sulla la spiaggia circostante. Secondo tema, vi parlo di architetture. In quanto progettando, pensando e progettando dei contenitori di vita, di fatto sono dei progetti banali, dei programmi banali, per cominciare faccio vedere un banalissimo progetto a Obidus che è vicino a questa spiaggia che ho parlato prima e è un resort turistico, è un piano di piccole case turistiche vicino alla spiaggia in un terreno di dune di sabbia con delle pinete visive. Il promotore, ossia la committenza, chiedeva di progettare delle case che si potevano inserire nel paesaggio senza essere molto visibili, perché lui voleva assolutamente tenere questa condizione topografica, diciamo, ma anche di coperto verde di questo terreno. Allora, il concetto risulta di un'alternanza tra un ricavo che viene ricavati su questa duna di sabbia in modo tale da fare come delle corte lunghe e strette in modo tale da inserire le case tra queste corte. Ci sono circa una ventinaia di case e questo è il progetto, ossia, perché faccio vedere, di fatto si trattano di case che per abitare, ma che vengano pensate non tanto assolutamente come dei soliti oggetti autoreferenti,
ma come delle case che vengono strutturate da un sistema dei vuoti, ossia un sistema, in questo caso un sistema dei vuoti che sono dell'ambito del paesaggio circostante. La cotta alta della duna e la cotta bassa della duna dove c'è la strada. La strada che serve per parcheggiare la macchina, dopodiché ci sono dei portoni, questo è un prospetto di fatto dei grigli metallica, che si entra nella corte e le corte servono le case. Dopo vediamo, e alla fine di queste corte ci sono delle scale che permettono a ognuno delle case raggiungere uno spazio comune di tutti quanti, dove c'è un'attrezzatura sportiva, una piccola piscina e tutti quanti. Di fatto, queste... non si vede, mi spiace, lo vedo sul schermo, ma insomma, qui c'è la strada e qui ci sono... Questi a verde o a grigio sono le corte, a nero invece sono la casa con l'area comune, ma faccio vedere subito. Il prospetto verso la strada è un prospetto grigliato, diciamo, dove ci sono delle porte che permettono di accedere alle corte. E si può anche entrare con la macchina. Qui c'è l'ingresso e questa è una corte, per esempio. Questa corte lunga e stretta appartiene a questa casa qui, no? Invece questa corte qui appartiene a questa casa qui, no? Tra le diti, diciamo, perché è una forma dei diti delle case, si inserisce un muro di un certo spessore che divide una corte dagli altri e che permette di mettere delle attrezzature per uso esterno alla corte, una griglia o degli strumenti, dei giardini, tutti quanti, e che anche questo viene diviso da una parte e dall'altra parte. Ossia, ogni corte appartiene a una singola casa. Alla fine c'è la scala, faccio vedere la sezione, scusate, qui c'è la strada, il portone. Le case sono dei pareti, è un piano basso, un piano terra, sono dei pareti in pietra. Dopodiché c'è il prospetto della casa oppure del muro opposto e alla fine c'è la scala che sale. Ossia, è un progetto di fatto che è veramente molto topografico, geografico, ma anche paesaggistico e che viene pensato per contenere un certo tipo di vita, ma viene pensato essenzialmente del sistema dei voti, del sistema dello spazio circostante, del paesaggio, che pretende anche ritenere un po' la sua condizione di duna. Sfortunatamente questo, con la crisi, questo progetto è interrotto, e rimane così 3 anni fa, ma sì. In ogni caso si capisce un po', c'è tutto ancora da rifare, questa terra, i terrazzi non sono ancora ripieni, i giardini non sono rimessi, ma si vede un po' la percezione di questi spazi alberati, queste corti dove si infilano degli alberi. Il secondo progetto, nella città di Leiria, di questo tema dei contenitori di vita, ma che si incrociano anche con il tema dei voti urbani, e questo si incrocia anche con il tema del riuso, che sarebbe quel terzo, perché di fatto sono dei tematici che sono presenti, ma che non sono assolutamente isolabili. No? La città di Leiria è una città storica anche bella, perché è una città che si svolge, era centrata una volta in una collina dove c'era una Alcazaba araba che nella fondazione del Portogallo nel 1140 diventa un castello che domina tutto il paesaggio e nella sua espansione del territorio portoghese dopo la indipendenza del 1143 fino ad Algarve. E con la conquista che è stata fatta per il re,
a tutto un territorio che in quel momento era occupato, era dei mori, diciamo, dei musulmani. Questa Al-Kazab è diventata un castello. Il primo perimetro urbano ha occupato una quota intermedia. Nel Medioevo e anche dopo, nel 600 per esempio, il Duomo del 600, si svolge un tessuto nella parte bassa, piana, perché c'era un fiume, e questo tessuto urbano del centro storico, che è molto bello, viene strutturato lungo una strada stretta e lunga che va dal sacro del Duomo fino a una piazza, un campo triangolare. Questa città storica che raccontava da poco, il fenomeno che voi avete avuto con il crollo del centro storico, per fortuna è stato ripreso. Invece, in Portogallo, le città, i centri storici sono ancora nel periodo del crollo e dell'abbandono. Questa città bassa si vede dappertutto dei tetti che crollano, delle case, dei segni di abbandono abbastanza visibili. E questo processo da noi è molto visibile, cominciando nella solita città di Lisbona, dove il centro storico ne ha ancora dei grossi problemi di abbandono. Allora, in questa città vediamo dall'alto la collina del castello, bellissima come una corona, no? E si vede la città bassa tra il Duomo e quella piazza, col campo triangolare, c'è un piccolo vuoto, un svincolo che segue di qui, praticamente non si vede, dopo lo faccio vedere. In questa città molto densa, qui per esempio c'era tutto un ghetto ebraico che dal 500, 600 con il tema dell'Inquisizione sono tutti andati via, adesso si recupera. Ma l'unico vuoto importante che è questa piazza, una sorta di piccola piazza maggiore con dei porticati, è l'unico punto dove dal centro storico si può avvistare il castello. Il castello di fatto è un vero icono della città di Coimbra, no? E invece del tessuto, che è troppo denso, con dei svincoli stretti, veramente stretti, praticamente non si capisce, non si vede il castello. E qui c'è un strano vuoto di un'ex tipografia che era abbandonata negli anni 40 e che è caduta, non c'è niente, era un vuoto lì. Vediamo di nuovo il castello è a destra, questo è il sacro del Duomo e questa è la Rua Direita, la strada, l'asse principale di questo tessuto. Vedete, è largo tra 3-4 metri, non di più. Questo è un altro problema dei centri storici, il tema della mobilità, dell'accessibilità. Qui si può entrare anche in macchina, ma non si può fermare. Vedete quanti tetti sono crollati e quanti sono i segni di abbandono. Per fortuna la città di Leiria, fra qualche anno, con una sua nuova università, comincia ad avere un po' di ripresa, per esempio questa piazza di sera piena di giovani, e queste che vanno in un politecnico importante a Leiria. Ma qui è una popolazione anziana, tutto molto dismesso. E questo è il vuoto che era lì, di un'ex tipografia che è caduta proprio in un tessuto bellissimo. Qui c'è una bella chiesa che costruita sembra dove c'era una volta la sinagoga del ghetto ebraico, ma su questo siamo andati, questo è anche un programma europeo di Polis, per in questo caso per il recupero la riabilitazione, rivitalizzazione dei centri urbani, e c'era un piccolo programma da costruire, un piccolo centro per anziani e anche una mediateca per i giovani, con i computer, con tutti quanti. Siamo andati con il sindaco e siamo entrati e hanno detto ma peccato perché non era male che lì si poteva fare una piccola piazza una volta che non c'è niente di più.
E il sindaco ha detto: sì, lei ha ragione, ma io ho promesso ai cittadini nella mia campagna elettorale di fare questa piccola attrezzatura per l'ambiente, che è importante anche per la ripresa, nel senso di mettere insieme quanto rimane delle abitanti, sia di anziani sia dei giovani che provano ad entrare nella città. Il progetto è così. Tutto questo è veramente piccolo, parliamo di circa 20 metri per una larghezza di 7, 8 qui, terreno più o meno piano. E il programma l'abbiamo lavorato, ho detto, beh, proviamo di mettere il programma, ma proviamo di creare uno spazio pubblico. Allora, questa è la strada, la vecchia strada, lo direi, la principale, e qui abbiamo messo la mediateca. Invece questo che si attacca lì, qui alla vecchia chiesa, è il centro per anziani. Tra questi due c'è una piazza inclinata a 6%, e così ne abbiamo cota bassa, ruota diretta. Quando uno passa qui vede la piazza leggermente inclinata. Invece di qua c'è una scala che raggiunge la piazza, oppure c'è l'ingresso al centro di giorno di questi, che è una sorta di accademia, che sono delle attività didattiche per gli anziani, gestite da loro, con l'ingresso, la scala, l'ascensore, degli spazi per didattiche. E tra questo spazio e questo c'è una sorta di galleria espositiva per fare delle piccole mostre, che sono anche gestite da loro, oppure dei giovani. Che è una galleria di strada, ossia di fatto c'è una lunga vetrata, tutto quanto si viene esposto lì si vede anche da fuori. Alla fine si può raggiungere a cota alta la mediateca, perché anche gli anziani di giorno, per esempio, in orari, usano questa mediateca. Allora, questo è il piano successivo, la piazza inclinata, qui fa a quota, e c'è un bar, un caffè, che viene anche gestito di questi gruppi, che d'estate tutto questo vetrato si può aprire e fare una terrazza fuori, e che ha una bella vista, una bella panoramica sul castello. Continua la scala, l'ascensore, oppure la rampa che sale fino allo spazio della mediateca, che è piccolo, è un salone, diciamo, che guarda la piazza. La sezione, di nuovo, è un progetto fatto del ricavo dei vuoti. C'è il vuoto urbano dell'asse principale, della ruota diritta, stretto. Uno passa qui, raggiunge la piazza, sale leggermente fino allo spazio, oppure continua e raggiunge la mediateca. Questo è il caffè e un salone di attività degli anziani. Questo prospetto qui è una grande vetrata che si può aprire d'estate, in modo tale che uno che passa qui vede, c'è un bar, entra nella piazza e appena appena qui, anche qui, comincia a vedere che il prospetto vetrato riflette l'immagine del castello. E così uno subito, essendo qui, capisce che quell'edificio iconico viene, non l'edificio, ma l'immagine dell'edificio, fa parte del protagonismo della piazza. Sale, gira e vede il vero e proprio castello. Questo è il prospetto laterale della galleria di strada, e qui la cota della piazza. Il prospetto opposto, ruota diritta di là, si vede, intravede la piazza inclinata, questo è il centro, l'Accademia degli Anziani, la mediateca e le rampe, faccio vedere velocemente, il sacro del Duomo in fondo, è una chiesa del 600, e qui l'angolo si gira, il prospetto vetrato della galleria laterale, dove c'è una piccola mostra di un scrittore portoghese. Si vede da fuori la scala dell'angolo che raggiunge la piazza, l'ingresso dei centri delle anziane,
con l'ascensore e la scala, piccolo svincolo, che va sul lato opposto, dove si capisce il ricavo della piazza inclinata, si vede il vero e proprio castello, oppure l'immagine, rua principale, a sinistra si sale, la rampa che collega con la mediateca, e si vede non soltanto il castello, ma anche tutti i tetti del centro storico circostante, riflessi. Quando è in uso è interessante perché sono aperti, questa immagine diventa un po' pixelizzata, diventa un po' frammentata quando c'è la terrazza aperta, oppure sì, c'è qualche attività di sera, c'è una luce interna, ma la cosa che non è, insomma, risulta della situazione dell'orientamento, il castello è a nord, così viene sempre molto illuminato dal sole e di sera c'è anche molto illuminato perché è un monumento e si vede questa immagine mischiata con l'uso interno, diciamo, del caffè, del bar, ma anche delle attività che si fanno di sera. E la visione del salone del piano superiore del castello inserito nel tessuto storico. E viceversa, dal castello si vede la piazza storica e si vede la piccola piazza che di fatto diventa anche un po' più larga perché c'è un riflesso del vuoto della piazza. Terzo tema, anche un tema misto, di contenitore di vita, ma anche un progetto nuovo, nella città nel Belgio di Lovaino in italiano. È una città storica tipica, precisissima, no? Con un sistema a muri e fossato d'acqua, perché c'è un fiume che attraversa la città. Questo fiume serve per il fossato, il sistema difensivo medievale, una tipica un'impronta medievale dove c'è la città e i campi, la soglia precisissima delle torri, delle porte che si chiudono di sera e non c'è nessuna ambiguità. Qui siamo dentro, qui siamo fuori, no? Il fiume entra e il fiume serve alla vita della città, serve e esce con la fogna. Nel Settecento questo fiume, che c'è ancora lì, ha una piccola, alla fine del Settecento, primo Ottocento, si costruisce un canale importante che si infila nel centro. Si toglie un tratto delle muraglie, delle mura, e si infila dentro perché qui comincia un sviluppo industriale, che viene basato sul trasporto del canale, sicuramente, dell'acqua. Insomma, questi sistemi a muri, guardate come ci sono già, questa è la strada che va verso Bruxelles, quella va verso Liège, sono tutti i rapporti con il territorio circostante, si comincia già a occupare oltre il borgo, il faubourg, no? il fuori muri della città che viene dopo. Metà dell'Ottocento c'è un grande stravolgimento, arriva la ferrovia, no? E la ferrovia scava una valle perché c'è un piccolo salto di quota, il Belgio è abbastanza piano per tutto, ma le nuove grandissime infrastrutture, sia le ferrovie, più tardi le autostrade, entra qui, costruisce la sua stazione e fa un sventramento urbano dell'Avenue de la Gare. Ieri commentava questo viale bello anche a Molfetta che viene del fatto, ma lì non, a Molfetta non c'è un sventramento, qui c'è un vero e proprio sventramento sul tessuto storico che va fino al centro dove è il Duomo, dove è il palazzo, tutto il potere, diciamo, della città medievale radiocentrica. I muri
sono tutti tolti e un sistema di pieno, di emergenza del volume diventa un ringstrate, diventa una vera e propria infrastruttura carrabile. Chi fa quest'anello tipico di queste città, ma che risultano della demolizione dei muri. E così si comincia a strutturare la città periferica, oltre il valle della ferrovia, la città industriale, i nuovi quartieri, e piano piano oggi la città di Lovagno diventa una vera e propria città, diciamo, anche con caratteristiche metropolitane, come quasi tutto il territorio belgio, dove la presenza delle infrastrutture diventa un vero e proprio elemento paesaggistico, nel senso che fanno parte della mobilità. La città contemporanea di Lovagno, che ha una grandissima università, anche una città, una storica università, ma che si svolge anche con tutto il campus periferico, ma ancora occupando con dei collegi il centro storico. E qui, per esempio, ogni giorno c'è una popolazione di circa 100.000 abitanti, ogni giorno un quarto, 25.000 abitanti, fanno l'interfaccia, girano, arrivano, partono, perché questo territorio tra Benelux è il territorio con la più alta mobilità, diciamo, quotidiana del pianeta. Sembra che anche più forte, almeno 10 anni fa, che le città giapponese. C'è una mobilità incredibile. Allora, questo sistema, che è tutto cambiato con il tempo, fa sì che la ferrovia, la solita ferrovia oggi, non ha più bisogno di tutta questa area, questa superficie, perché anche se viene ristrutturata, ma anche tutte queste aree industriali che sono cresciute perché c'era la ferrovia, tante sono in dismissione, qui per esempio sono dismesse, e così viene fuori un piano di riuso, per riabilitazione, per rinforzare una centralità piuttosto tangenziale, periferica, nel senso di rinforzare, diciamo, la vera e propria centralità storica della città di Lovagno. Questo è un piano che prevede un'occupazione di circa la metà della superficie dei binari, permette di costruire con una volumetria che è stata predefinita, ma anche tutte queste aree di là, queste aree di qua, che viene ripristinata e riabilitata. Questo è il Ringstrat, ossia quello che una volta erano i muri, adesso è un sistema distributore importante della città. Invece questo è il valle della ferrovia, che fa parte di questo paesaggio belgio, fa parte anche di un po' della mitologia, della pittura di Magritte, di Delvaux, tutti quanti, la mobilità. E questi sono dei assi del piano che viene strutturato su tutta questa area. L'idea era quella di la stazione. Oggi non c'è più una stazione nel senso classico, è sostanzialmente un'interfaccia. Le soste delle mezzi di trasporti sono uno non si ferma, uno passa dal treno al bus, passa dal treno alla macchina, passa dal treno alla bici, passa dal treno alle scarpe, no? E così e viceversa. E questo diventa veramente un commuter, un centro di sistema di mobilità. Ma l'altro tema era quello di, perché nel frattempo questo diventa anche una barriera, perché taglia questa realtà della città medievale e la città, diciamo, d'origine industriale del Novecento. Allora, il Ring fa così,
E l'idea era che quella del piano che questo tratto vicino alla stazione viene leggermente interrato perché si tratta di creare un'interfaccia con un parcheggio sottoterra. Vediamo qui, è questo punto, perché di qua è la città medievale con il Suring. Tutte queste argini, questi bordi, vengono occupati e ci sono due elementi verticali importanti, c'è uno studio volumetrico del piano, ma c'è anche un ripristino di questo spazio lì, lì c'è un parco lineare e tutto questo nuovo quartiere che una volta era un'area industriale che adesso viene riutilizzata. Allora, la circolazione serve anche così, ma dopo c'è tutto il tema delle mobilità dolce, ossia della bici, del pietonale. Eccolo qua. Questo è il nuovo disegno di questa piazza della stazione e che vediamo dopo, perché ci sono tutte le componenti che parlava prima. Qui il ring si va sotto e a quota se soltanto dei trasporti pubblici, le bici e le mobilità dolce. Questa costruzione, che qui non viene ancora disegnata, su questo terreno è bandito un concorso per fare il centro del governo della provincia, del Brabant Fiammingo. E su questo, questa è la vecchia piazza della stazione, e vedete come tutte le piazze della stazione non sono le vere e proprie piazze, sono un po' la confusione, perché sono le soste di bus, sono i taxi, i parcheggi, le bici, e tutti quanti. E il ripristino di questa piazza viene definito in questo modo. Di qua c'è un perimetro perfetto, un spazio che è sostanzialmente pedonale, ciclabile e trasporti pubblici, dei bus in superficie, anche di qua. E sotto c'è tutto un parcheggio in due piani importante che viene servito del ring strada che passa anche sotto. A sinistra c'è l'interfaccia con il bus e soltanto i tassi passano lì, a destra c'è un grandissimo parcheggio per le bici, no? I traversamenti si ripetono sia per servire i binari sia per raggiungere la città circostante, diciamo. Niente, questa è una sezione. Il ripristino della piazza, faccio vedere un progetto di Manuel de Sola Morales, si vede i binari, questa è l'area dei bus, ma anche le soste dei parcheggi e la piazza con il suo monumento alla prima guerra, che viene inserito qui, il cantiere di lavori con la piazza che è prevista, e questo è il progetto di Manuel de Sola Morales con tutta la sua complessità di parcheggi e tutti quanti. Tutto questo fronte della stazione viene ristrutturato per fare un centro misto direzionale, ma anche delle alloggi, e su questo terreno era previsto l'edificio del governo della provincia. Anche questo qua di fatto è un edificio che viene tra una piazza che era proposta nel piano alla cota alta della città e un parco pubblico che viene sfruttato di tutti quanti al bordo dei treni. E c'è un salto di quota di circa 7 metri tra il valle della ferrovia e il basamento della città storica. Il concorso prevedeva, che sono degli schizzi di lavoro, tra questa piazza e il parco pubblico, creare una sorta di una lunga parete in un mattone nero, vediamo dopo, circa 200 metri, 220 di lunghezza. Dopodiché il programma del centro del governo viene ricavato su delle corte alla cota della città, in modo tale di un primo edificio dove c'era prevista un'altezza del piano volumetrico e tutti gli spazi del governo della provincia.
di nuovo è un progetto strutturato tra un sistema dei vuoti, questo d'ambito pubblico, la reception, l'accoglienza, diciamo, perché è un edificio abbastanza pubblico, perché viene strutturato lungo una sorta di strada interna che intravede le corti a giardino progressive fino a un ristorante, caffetteria che si apre verso il parco pubblico. Qui c'è anche una possibilità di una passeggiata lungo il valle, la valle del Trene e niente, qui c'è la sala del consiglio della provincia, un auditorio, una sala, un spazio polivalente e finalmente per le mostre aperta alla città e la caffetteria. La sezione della piazza pubblica fino al giardino, c'è una continuità trasparente che occupa questo contenitore della sala del consiglio, auditorio, mostre fino alla caffetteria, e in modo tale che in particolare situazione della piazza, per esempio visione di sera con la luce interna, si poteva capire un po' questi strati verticali a usi diversi. Qui la costruzione, adesso è già tutto costruito questo quartiere, devo dire che la piazza qui era ancora isolata, i treni, il plastico del concorso visto dal parco pubblico e dalla caffetteria, il lungo muro in mattone che permette a uno che venga in treno, perché qui passano anche i treni di alta velocità, di avere un 5 secondi, diciamo, di una parete che permette da dire siamo a Lovagno, passiamo a Lovagno, ma insomma che fa la giusta cota tra il scavato della ferrovia e la cota della città storica. Le corte intermedie, la visione tangenziale verso i treni, che fanno parte del paesaggio, la strada interna, i diversi corti, quello che si permette di guardare sotto e la trasparenza tra i diversi layer dell'attività, e qui si vede il muro lungo e dopo c'è questa parete sospesa che funziona un po' di filtro acustico perché da dentro delle corti si guardano i treni in movimento che sono continuamente, diciamo, in movimento e fanno parte, ma si prova di ridurre il rumore. Finalmente partiamo sull'ultimo e il tema del riuso. Questa è la città, è una piccola città dopo la foce del Tagus a Lisbona, si chiama Cascais, è una vecchia città del pescatore, ma viene basata su una costruzione militare che ha la sua evoluzione storica, comincia con un bastione e dopo piano piano diventa una vera e propria cittadella, ossia un sistema difensivo blindato per proteggere l'ingresso alla città di Lisbona, faceva parte del sistema difensivo delle coste costiere di arrivo, di entrata al Tagus. Come sempre, questo sistema non serve più, era dismesso, in abbandono, e è una bella struttura interna perché diciamo, non è enormissimo, ma guardate alla scala del tessuto urbano di Cascais, dove c'era la spiaggia dei pescatori, il punto centrale, c'è anche una costa interessante di rocce. Più tardi si è aggiunto questo porticciolo che è un peccato perché ha distrutto il rapporto che aveva proprio sul fronte mare di questa bellissima fortezza, costruzione militare. Ma c'è una piccola struttura anche urbana intorno a una piazza interna. Si accede soltanto di qua, un portone, e si può anche attraversare per un piccolo portone di qua e raggiungere. Ma una volta questo era un sistema difensivo. C'è stato bandito un concorso per il riuso di questo spazio,
maggiormente un riuso di ambito alberghiero, ossia c'è una posada, posada sono gli alberghi di stati portoghesi, e era previsto il riuso della cittadella, della fortezza, e un singolo intervento nuovo qui di un edificio che è stato tolto perché era un edificio che era già scadente, non aveva tanta qualità, e la sovrintendenza ha permesso di rifare un edificio e anche di occupare con una costruzione molto leggera, diciamo, la terrazza di questi muri. Allora, devo dire che questa parte della cittadella viene usata da un palazzo, un regio del fine 800, che oggi è una sorta di osteria degli invitati illustri della Presidenza della Repubblica, e che occupa, c'è una cappella, c'è tutto un palazzo che viene usato, che si accede sempre dalla piazza. Sotto la piazza c'è una vecchia cisterna che faceva parte e che diventa un spazio per le mostre, che era già usato, era anche già raggiunto su questa parte qui. Questo è l'unico intervento nuovo, diciamo, perché c'è la reception dell'albergo, si entra di là, della piazza, e c'è questo spazio salone centrale con dei lucernari e luce zenitale. È un edificio che abbiamo fatto in Corten, dopo vediamo, e che permette da distribuire per le stanze delle camere, diciamo, dell'albergo. È una contraddizione che è stata anche difficile ma interessante, perché di fatto un bastione così è tutto meno quello che oggi uno cerca in un albergo, che è quello di guardare il mare. Invece questo albergo guarda lo spazio interno, perché questi pochi buchi che erano usati per il canone e che hanno una struttura a volte interessante della tettonica militare ancora servono per fare piccole stanze con il suo bagno come un mobile inserito senza toccare le volte, ma che guardano leggermente perché sono anche alte queste finestrine, no? Allora, questo spazio viene usato perché c'è anche l'uso pubblico di tutta questa cittadella, la gente entra, c'è una scala, gira intorno ai muri e esce di nuovo. Lo spazio viene riusato, questa è la doppia altezza delle volte, la reception dell'albergo, con il suo spazio laterale, sono delle tipologie a volte bellissime, qui si fanno dei piccoli negozi, una gelateria, un piccolo bar, dei negozi di artigianato, un ristorante lì, o degli spazi più ampi che vengono usati per i eventi. Le caserme della cittadella sono queste, sono degli spazi a volte che sono tutti accessibili dello spazio comune, diciamo, pubblico interno, e che sono raggiungibili di là. Dopodiché si sale, ma vedete che c'è anche interessante questo spazio, questa è la parte del palazzo. Allora, nel diagonale della piazza c'è questo spazio laterale che abbiamo poi ripristinato con degli alberi, ma si vede le vecchie caserme utilizzate oggi con tutte le sue tettoniche messe in valore con le volte. Questi fanno accessibili della piazza, invece questi due sono accessibili per dei corridoi che sono oltre interni, e quello si guardano anche questi la piazza. Questo è il nuovo corpo in Corten, con lo spazio intermedio. E questa è la costruzione leggera che era stata permessa da mettere sopra la tettonica di questa terrazza, anche una terrazza a cagnone, la scala del percorso pubblico, una bellissima fasciata dell'ex caserma come era, è stata appena ripristinata,
E questo è il piano leggero che si costruisce sopra. E qui c'è un angolo dove c'è un barco, una piccola piscina semi coperta, e il percorso pubblico lungo i muri che dopo scende di qua e raggiunge lo spazio comune con queste aree di venti che sono usate per attività culturale. Non so cosa succede qui, una strana sovrapposizione di immagini, mi dispiace, non si capisce bene, ma questo è, diciamo, l'incrocio dove c'è questo bar, una struttura leggera sopra e si vede di qua, si vede di fatto questo porticciolo e tutto il Atlantico circostante, e la vista a volo d'uccello. Questa è la parte del palazzo della Presidenza della Repubblica con la sua cappella, la piazza urbana si raggiunge di qua, e tutti questi piccoli negozi, ristoranti, tutti quanti, l'ingresso alla posada, il nuovo costruzione con il suo salone intermedio, e la passeggiata dei muri che gira intorno, no? E qui il rapporto, diciamo, con la città di Cascais. Niente. Città di Coimbra è un riuso, ma questo è un particolare riuso di un punto particolare. Di nuovo una struttura di fondazione romanica, un cardo e un decumanus, il centro della fondazione urbana della città di Coimbra, dove una volta c'era il forum. Dopodiché c'era un decumanus minore, perché c'è una pendenza forte, fino a dove passava una volta una strada romana importante che insieme al fiume ha fatto di questa città un punto importante, perché c'era l'infrastruttura del fiume più la strada. Questa è una città di fondazione araba, un Al-Medina, si chiama ancora oggi il quartiere d'Al-Medina, che ne ha del sistema murario i più del periodo medievale, fa questa sorta di scende qui alla città bassa e gira intorno, no? L'università la più vecchia di Portogallo a Coimbra è fondata su questa cota bassa, intorno a un convento, una struttura, un collegio di fatto degli agostiniani, ma ci sono 14 collegi delle diverse ordini religiose che facevano il primo nucleo dell'università. Nel metà del Cinquecento, una decisione regia, che è un tema di controriforma, devo dire, decide da spostare questa struttura universitaria in Città Alta. Il re regala la sua regia, che era qui, e che diventa il rettorato, la facoltà di diritto, la prima biblioteca dei studi, diciamo, dell'università dopo 1530, costruisce il collegio dei Gesuiti, che toglie il potere agli agostiniani, perché loro controllano, diciamo, anche l'Inquisizione in questo momento, costruisce il Collegio delle Arti, tutti questi fanno parte anche del primo nucleo dell'università. Questo, di fatto, è il Collegio dei Gesuiti, che in certo modo funziona come il Duomo nuovo, perché il vecchio Duomo, che è medievale, del 1100, è qui, con il suo chiostro. E qui c'è il collegio San Geronimo, San Benedetto, e c'era tutto un fabbricato urbano di questo tipo che viene tolto da un sventramento di Salazar negli anni 40 per fare questi palazzi di una scala lungo quest'asse rappresentativo, ma che è fatto a costa di una demolizione, un vero e proprio sventramento importante.
Allora, questo punto lì, che è di fatto un punto fulcrale di tutte, diciamo, la fondazione della città, dove era il vecchio forum romano, dico, Cardo Decumanus Minore, c'è un edificio che è vissuto per 2000 anni, ma con una storia che non è sempre una storia lineare, neanche una bella storia. E oggi la situazione è questa, questo, diciamo, è la stratificazione della città storica, dove uno riconosce le successive contemporaneità, il Duomo romanico con il suo chiostro, no? Qui c'è il collegio dei Gesuiti del 500, qui c'è un palazzo degli anni 50 di Salazar, della nuova struttura universitaria, il fiume, questa pendenza bellissima, e qui c'è un strano edificio residuale, frammentario, ibrido, strano, dove uno riconosce qualche tratti, frammenti abbastanza interessanti, di grandissima qualità. La sua condizione prima è che è costruito su una strana tettonica che era precisa, quadrata, di circa 12 metri di altezza, che è di fabbrica romana, è un criptoportico romano che è servito per fare il forum romano. Il forum non c'è più, il criptoportico rimane praticamente intatto, meno una piccola demolizione che è stata fatta qui e che una volta c'erano anche delle case attaccate. Queste case erano già state demolite negli anni 30 e questo rimaneva. Cos'è questa costruzione? Si riconosce un bellissimo portico rinascimentale di Filippo Terzi, un architetto della zona di Urbino, più o meno, che va giovane perché è anche un ingegnere militare in Portogallo e lavora più tardi per il vescovo. Nel 500 il vescovo di Coimbra, perché dal 1100 in poi, quando si costruisce la cattedrale romana, il Duomo romanico, questo diventa il palazzo del vescovo e rimane il palazzo del vescovo fino a 1910, quando il vescovo va su un altro spazio e questo viene regalato alla città e diventa il museo civico della città di Coimbra. Dal 1910. Questo museo civico ha una bellissima collezione, essenzialmente di una scuola rinascimentale, pittura, architettura, scultura e pittura religiosa di grandissima qualità, perché c'erano non solo dei italiani come Terzi, ma Jean de Rouen, Nicolas Chantrain, che hanno avuto, perché è un periodo di grande attività culturale intorno all'università, ma anche alla città, ai conventi tutti quanti, e questa collezione veniva esposta qui dentro. Questo, negli anni 60, 1960, uno dei collegi sotto, San Pietro, c'era una bellissima cappella di Chantrain che viene demolita e rimessa qui. È un oggetto fuori scala che era rimesso all'aperto perché sono i storici dell'università che sanno, perché quello che rimaneva del collegio è diventato un centro commerciale. Allora, per salvare questa cappella l'hanno rimessa qui, e in una situazione anche di erosione forte perché era all'aperto. Allora, il concorso che è stato bandito per ripristinare questo museo prevedeva un intervento nuovo su questa zona sinistra, perché tutto questo sono le costruzioni degli anni 50, quando c'è spostata, facendo anche di occupazione pesante, vediamo, sulla tettonica del criptoportico, si voleva proteggere quello, e c'era anche la previsione di occupare due terreni liberi che erano qui accanto. Vediamo un plastico di concorso dove si vedono, sono
due piani successivi di un sistema a volte, di una tettonica romanica del criptoportico, che hanno permesso agli archeologi di ricostruire, mi dispiace non si vede tanto, come poteva essere stato una volta il Forum Romano, una piazza parallela al fiume, lungo le curve di Nivello, con un porticato intorno, un'abside, una basilica e più tardi un piccolo tempio romano accanto. Allora, di questo non rimane niente, soltanto un piccolo frammento del periodo musulmano, che è una torre perché c'era una mura che passava qui, ma il criptoporto è più o meno intatto. Nel lungo 2000 anni si costruiscono dei frammenti successivi in modo tale che quello che rimane del costruito è una vera e propria storia visibile dell'architettura storica dello sviluppo della città di Coimbra. Anzi, questo concentrato di fatto è una sorta di condensatore di quello che si svolge intorno alla città, perché porta dentro, costruisce e lascia dei frammenti, in una condizione veramente un po' frammentaria, delle architetture che corrispondono a dei periodi dove si costruiva anche, si rifaceva, si rifondava o si fondava tutto il centro storico circostante. Allora, faccio vedere il progetto, ma voglio dire, sugli terreni liberi che sono qui e un secondo lì, abbiamo aggiunto dei nuovi volumi che erano permessi, in modo tale che questo volume, permettendo, perché il limite del criptoportico finisce qui, permette da concentrare tutte le infrastrutture e anche l'accessibilità a mobilità verticale in modo tale che uno può raggiungere qualsiasi livello del museo, compreso il criptoportico, ma anche le aree espositive nuove, ma delle aree tecniche e delle aree amministrative che sono raggiunte qui, che sono costruite sopra un resto della città romana, dove c'è ancora visibile la cloaca del Decumanus e di fondazione delle negozi, delle tende di periodo romano. Questo è uno schizzo del concorso, di fatto il terreno nuovo serviva per aggiungere questo edificio con il giusto perimetro della città gotica, diciamo, e così concentrare tutto quanto rimane quello che essere presente per le accessibilità, gli ascensori, montecariche, anche gli impianti e il nuovo spazio di protezione che era previsto di quella cappella che è stata portata qui. Niente. I Decumanus, questa è l'area amministrativa che è cavata sopra quanto rimane della cloaca romana e del muro, della parete delle negozi romani, che vale a dire che il Decumano nel periodo romano era di qua fino qua, ossia la cloaca in centro era tre volte più largo che non la strada gotica che ha occupato in quel periodo tutto questo perimetro urbano. Qui c'è un piccolo svincolo che attraversa, sotto c'è un collegamento interrato sulle aree dei depositi, anche delle aree tecniche e tutte le strutture, infrastrutture verticali, impianti, tutti quanti. Questo è il perimetro del criptoportico, che nel piano successivo queste rudere romane sono visibili dalla strada, illuminate da un lucernario centrale, le aree amministrative del museo con il suo solito ingresso di qua, l'area di carico-scarico che fa vedere anche una fontana, una piccola fontana romana che era, non si sapeva perché tutto questo era atterrato anche, e noi abbiamo restituito, diciamo, in tutta lunghezza il prospetto dell'ex criptoportico che non si vedeva, compresso
quel taglio che è stato fatto. Questo è un piano carico-scarico di montaggio delle mostre, delle aree tecniche, e vado sopra, delle aree espositive già, che si guardano scendendo, e questo è il primo piano del criptoportico romano. Guardate che c'è uno spazio centrale, dopo sono delle volte ortogonali, così, che sono state tolte, dopo vediamo, per fare questa parete. È rimasto questo vuoto strano qui. Chi ha fatto questo? Filippo III, per fare la fondazione del suo porticato, bellissimo porticato rinascimentale. Ma chi ha lasciato questo vuoto, che una volta è stato occupato da delle case, più tardi è stato tolto, ma che oggi fa parte della visita del criptoportico, e che questo spazio viene usato, noi abbiamo fatto una parete leggera e anche reversibile, con una struttura molto leggera, metallica, con un grigliato che permette di capire la dimensione, intera dimensione del criptoportico, e viene anche usato un po' per qualche impianti tecnici. Il piano successivo del criptoportico, molto più complesso, si vede che c'era la fondazione di un'abside, di una basilica, di tutti i porticati intorno, e lì di nuovo il taglio fatto da Terzi con questa struttura leggera che noi abbiamo riempito, dopo vediamo, perché in frattempo si ricava un passaggio pubblico con una scalinata che raggiunge la cota alta, girando intorno a delle aree, nuove aree espositive, e lì c'è una rampa che permette di raggiungere il ristorante del nuovo museo, quando il museo è chiuso, di sera, perché di fatto devo dire che questo è stato inaugurato nel primo 2013, e questo ristorante è un successo perché c'è anche c'è una prospettiva sulla città assolutamente straordinaria, perché c'è anche una terrazza esterna, ma l'ingresso al museo si fa di qua. Allora, cosa abbiamo qui? Una chiesa barocca che è stata costruita nel 600 sopra una vecchia chiesa pre-romanica in tre navate con l'altare di là, e un frammento di un chiostro di fabbrica mozarabe, ossia del periodo dopo la conquista, ma con dei artigianati arabi, e che rimane, faceva parte di una collegiata, che è la prima struttura usata per il vescovo quando si costruisce il primo duomo. Questo, nel 600, si costruisce questa chiesa barocca, fa parte del Palazzo del Vescovo, questa è l'area residenziale del Palazzo del Vescovo, e niente, qui c'entra nella corte, con il filtro bellissimo del portico di Terzi. Qui c'hanno il bookshop, i negozi, i bagni, i servizi, una piccola area di mostre temporanee, l'ingresso al museo, la biglietteria. Primo livello racconta la storia dell'architettura girando su questi frammenti, quanto rimane del chiostro, utilizzando degli spazi residuali indietro dell'altare della chiesa barocca che diventa l'auditorio del museo. E questa è la cappella che è stata messa qui negli anni 60, che è spostata dalla città bassa e che adesso viene inserita un contenitore di un volume che permette da proteggere, perché di fatto è un oggetto del museo, un fuoriscala, ma un oggetto. Allora, qui si racconta la storia architettonica, dopodiché i visitatori raggiungono la scala o l'ascensore, il monte carico, o scendono sulle aree espositive o vanno anche in ristorante, ma o salgono sull'ultimo piano del museo, che è questo, che fa questo percorso così, dopo raggiunge l'area domestica del palazzo, che viene anche usata per tutte le mostre delle arti applicate di piccola dimensione, di paramenti, di tutti quanti della collezione del museo, la pittura e tutto, eccetera. Questo percorso viene ricavato con delle finestre
1, 2, 3, in particolare punti che permettono da dentro fare una piccola sosta e guardare sia dei dettagli sulla cappella, ma anche sostanzialmente degli spazi pubblici della città o delle prospettive della città circostante, che in certo modo viene condensata storicamente sui frammenti storici che sono dentro. Niente, queste sono dei foto dei cantieri. Quello che era permesso di togliere queste costruzioni degli anni 50, che abbiamo usato una struttura leggera in acciaio per fare il contenitore, guardate com'era la cappella del Rinascimento di Jean de Rouen, subiva un forte processo di erosione, perché è anche un calcario molto tenero che viene adesso inserita in questo contenitore. Facciamo una sezione. Questo è l'altare della chiesa barocca, c'è una protezione per usare il spazio residuale, un nuovo contenitore che contiene la cappella del Cinquecento, spostata qui, i nuovi spazi del ristorante con l'area della pittura, della pinacoteca, un piccolo staccio del criptoportico, il nuovo fabbricato nel terreno nuovo, e la sezione trasversale dove ci vede la corte, si vede la corte con il portico e la sezione trasversale del contenitore usato per mediare un po' la scala tra la città e quello cappella un po' fuori scala messo lì. Sono dei schizzi. L'accesso laterale che viene raggiunto dalla circolazione pubblica e l'ingresso al ristorante. Giriamo intorno, una delle finestre che ha delle scorce e l'altra che si vede di là. Giriamo il vecchio decumanus ridotto alla dimensione della strada gotica con il nuovo fabbricato. A sinistra c'è questa griglia che permette di intravedere il rudere romanico della cloaca e dei negozi, con un piccolo dettaglio della illuminazione. Il prospetto del criptoportico lungo, che abbiamo rimesso questo piano leggero per dare la continuità della sua dimensione, il nuovo fabbricato. Qui c'è il traversamento pubblico che contorna la fontana romana, che diventa visibile oggi, sale verso, lasciando tutto il prospetto del criptoportico.